Decisamente molto meglio. Vi chiedo scusa in anticipo se sentirete un pochino di rumore in sottofondo in questo video, ma purtroppo qui a Modena, pianura padana, a fine giugno è praticamente necessario utilizzare il condizionatore. E al momento dell'uscita di questo video, ma se mi seguite su Instagram sicuramente lo saprete già, io sarò in viaggio di ritorno dopo una settimana al mare passata con la famiglia. Non vi volevo però lasciare una settimana senza video e quindi ho pensato di organizzarmi in anticipo con il più classico dei classici dei video tappabuchi, ovvero un bel Q&A. Vi ho chiesto in una storia su Instagram e in un post sulla mia pagina Facebook di farmi qualche domanda e, come al solito, in tantissimi avete risposto, quindi grazie mille a tutti quelli che mi hanno scritto. E senza perdere troppo tempo, iniziamo subito con la prima domanda, che è di Simone, che mi chiede: per iniziare a fare video con A7 III è indispensabile uno stabilizzatore esterno? Allora, per quanto mi riguarda, ti direi indispensabile no, dipende tutto dal tipo di ripresa che vuoi andare a fare. È chiaro che se con la tua A7 III, ma in generale con qualunque altra fotocamera, vuoi fare delle riprese dove vai a inseguire un soggetto in movimento, magari camminando, ecco che sì, in quel caso avrai assolutamente bisogno di uno stabilizzatore esterno, che sia un gimbal elettronico oppure una Steadicam. Per altri tipi di video invece non è assolutamente necessario, tipo video di questo tipo o magari girare delle interviste eccetera, va benissimo un treppiede. Per fare vlog puoi tenere la fotocamera in mano, eccetera, eccetera. Comunque, visto che mi parli di iniziare a fare video e probabilmente sei agli inizi del tuo percorso come videomaker, non investire subito il tuo denaro nel comprare un gimbal, perché probabilmente finirebbe a prendere polvere su uno scaffale. Inizia a fare le tue riprese, cerca di capire che tipo di inquadrature, che tipo di riprese vuoi ottenere, e solo dopo, quando avrai capito effettivamente che cosa ti serve, potrai valutare se comprare o meno uno stabilizzatore. Prossima domanda di Dead98: come ti stai trovando con iPhone? Lo stai usando anche per fotografare? Allora, come mi sto trovando? Direi bene. Dopo un attimo di transizione iniziale, perché l'ultimo iPhone che avevo utilizzato era circa 5 anni fa e quindi ho dovuto un po' reimparare alcuni comandi, alcune scorciatoie, ho dovuto trasferire tutte le app, tutti gli account, per il resto devo dire facile da usare come bene o male tutti i prodotti Apple. L'ho utilizzato non tanto per fotografare al momento, se non ovviamente le classiche foto in famiglia, ma per registrare delle clip video. Tra l'altro, la intro di questo video e anche di quello di un paio di settimane fa, quello della corsa, è stata girato proprio con l'iPhone. E quindi sì, è uno strumento molto interessante, poi nelle prossime settimane, prossimi mesi vedrò di sfruttarlo ancora di più. Prossima domanda di Vale, che mi chiede: meglio concentrarsi solo su un genere fotografico o è bene variare? Non da professionista, mi scrive, e questa precisazione devo dire che è fondamentale. Non da professionista, il mio consiglio è: sperimenta tutto quello che puoi. È chiaro che più ti dedichi a un genere fotografico e più diventerai esperto in quel determinato genere, più saprai fare meglio quel determinato tipo di foto. Quindi, ok, va bene sperimentare, ma non mettere troppa carne al fuoco contemporaneamente. Magari parti con il genere che ti ispira di più, dopodiché pian piano inizia ad incorporare dell'altro, perché se inizi a fare tante cose diverse insieme, specialmente se sei agli inizi, diventa difficile, nel senso che potresti non riuscire a trovare il filo e ottenere, anziché dei lavori buoni in un determinato genere, semplicemente tanti lavori mediocri, tra virgolette, in tanti generi diversi. Andiamo avanti con Leonardo, che mi chiede: quale potrebbe essere un primo servizio anche gratis? Bella domanda, diciamo che senza avere altre indicazioni diventa difficile rispondere. Prova a vedere qual è il tipo intanto di fotografie che ti piace fare e se c'è qualcuno che potrebbe ingaggiarti o a cui potresti offrire almeno all'inizio la tua collaborazione gratis per fare portfolio, e parti da lì. Senza andare su cose troppo complicate come matrimoni o battesimi, potrebbe essere benissimo realizzare qualche foto per il curriculum fatta un pochino bene per un amico oppure un'amica. Se conosci qualcuno che ha
un negozio, potresti offrirti di fotografargli il locale, l'allestimento, eccetera, e ti potrebbe fare portfolio per poter offrire quel tipo di servizio anche ad altri. Non lo so, cerca di utilizzare la fantasia. Prossima domanda di Christian, che mi chiede: da quando ne hai fatto un lavoro, la passione è calata o si è mantenuta? Per quanto mi riguarda, la passione per la fotografia si è mantenuta e non potrebbe essere diversamente, almeno per me, perché io non riuscirei a fare una cosa come questa, quindi non solo la parte di scatto fotografico, ma tutto quello che ci è collegato, se non ci fosse una forte passione dietro, perché altrimenti mettersi a gestire un'attività in proprio per qualcosa che non ti piace, per cui non hai passione o comunque per cui la passione va a calare, alla fine diventa molto deleterio e quindi a quel punto tanto vale abbandonare e mettersi a cercare un lavoro alle dipendenze di qualcun altro. Andiamo avanti con la domanda di Andrea, che mi chiede: che consiglio daresti a un ragazzo che si sta buttando in questo mondo lavorativamente parlando? Su questo argomento avevo fatto anche un video in collaborazione anche con Dario Nicolai, con le 6 cose che avrei voluto sapere prima di fare il salto a fotografo professionista. In estrema sintesi, quello che ti posso dire è: ok, la parte fotografica, ma tieni conto che se ti vuoi mettere in proprio come fotografo oppure videomaker, la fase di scatto o ripresa è solo una piccola percentuale del tuo tempo. Tutto il resto è gestione dell'attività, quindi mettiti a guardare i costi, mettiti a studiare marketing, mettiti a capire come fare gli annunci pubblicitari, eccetera, eccetera, perché alla fine è quello, ancor di più che la mera parte di scatto ripresa, che ti potrà fare andare avanti e fare avere successo, inteso in senso più largo, e nella tua attività. Prossima domanda di Luca, che mi chiede: quanto è importante la preproduzione? Tu che workflow hai in questa fase? Allora, la preproduzione, specialmente per i progetti più grandi, è fondamentale. Qua entra in gioco in parte il mio background, diciamo così, da ingegnere. Sono stato formato in un certo modo, oltre che gli anni in cui ho lavorato in azienda. E arrivare preparati è una cosa assolutamente fondamentale, non si può trascurare. Quello che faccio io, in particolare per gli eventi, che sono la cosa più grossa che al momento mi capita di gestire, eventi intesi tipo i matrimoni, è cercare di pianificare tutto il più possibile in anticipo. Quindi, esempio del matrimonio, mi metto d'accordo con gli sposi per trovarmi qualche giorno prima della data delle nozze e stilare una scaletta esatta, almeno il più possibile esatta, con tutte le location dove saremo, con gli orari, capire quanto tempo ci vuole per passare, che ne so, da casa della sposa a casa dello sposo, da lì arrivare in chiesa, da lì arrivare al ristorante. Mi preparo anche una lista di tutta l'attrezzatura che mi devo portare dietro, mi assicuro di avere le batterie cariche, di avere le schedine con me, eccetera, eccetera. Tutte queste cose che alla fine cercano di andare a ridurre il più possibile gli imprevisti che comunque nei lavori più grandi capitano comunque. Andiamo avanti con la domanda di Gianluca, che mi chiede: assicurazioni furto attrezzature fotografiche prima di viaggi pericolosi, conviene quali? Io non ho tantissima esperienza in fatto di viaggi con l'attrezzatura, onestamente, oltre che qualche cosa in giro qua nella mia zona, non mi è mai capitato di viaggiare ad esempio all'estero portandomi dietro l'attrezzatura. Ma in ogni caso sì, se ne hai la possibilità fai sicuramente un'assicurazione contro il furto, perché purtroppo sono eventi spiacevoli che capitano. E nel caso in cui dovesse succedere quello che nessuno di noi si augura, beh, a quel punto sì, un'assicurazione, almeno in parte l'attrezzatura, te la potrà andare a rimborsare. Prossima domanda di Massimo, che mi chiede: ciao Fabio, essendo periodo di vacanze, come concili il tempo da dedicare alla famiglia con quello da dedicare alla passione fotografica, che quando siamo in un posto nuovo spinge parecchio? Per quanto mi riguarda, concilio abbastanza bene, nel senso che non posso portarmi l'attrezzatura fotografica in vacanza. E no, qua ovviamente in parte sto scherzando, però già quando sono a casa buona parte del mio tempo è occupato con il lavoro. E sono sempre a pensare in qualche modo al lavoro, e questa è una cosa che purtroppo è comune a tutti quelli che sono degli imprenditori da soli, in particolare senza uno staff a fianco ad assisterli e ad aiutarli.
e quindi quando sono in vacanza cerco il più possibile di staccare, preferisco passare il tempo con la famiglia e mal che vada, anche se lo so la qualità non è la stessa cosa, però ho sempre il telefono nel caso in cui avessi voglia di fare qualche foto. Prossima domanda di Angelo, che mi dice: per scatti da tutti i giorni meglio il 50 mm o il 35 mm? Secondo me il 35 mm, inteso ovviamente montato su full frame per quanto riguarda l'angolo di campo. Comunque, al di là di questo, ti dico il 35 perché secondo me è la focale più adatta al racconto. È quella che io mi porto sempre dietro quando sono a fotografare un evento. Lì ho due corpi macchina con un 35 e un 85 e mi accorgo che buona parte degli scatti della giornata li faccio proprio con il 35, perché è con quella focale che mi sento più a mio agio ed è anche quella che mi porterei dietro come unico tipo di focale nel caso in cui dovessi semplicemente avere qualcosa da tenere con me tutti i giorni per documentare quello che succede. Terz'ultima domanda di Stefano, che mi chiede: ciao Fabio, fotografo gare di kart, molto spesso mi ritrovo in circuiti dove il sole picchia per gran parte della giornata e molti kart hanno le carene o le grafiche lucide, tale cosa si traduce in messa a fuoco sbagliata o ingannata, fotomosse sfocate o scure a causa di luce eccessiva. Come posso gestire la cosa? In base anche a quello che mi hai scritto dopo, e tieni conto anche di una cosa, io non faccio fotografia sportiva e non l'ho mai fatta, quindi valuta anche di girare questa domanda a un vero esperto del settore. Comunque, in base alle mie conoscenze e alla mia esperienza, ci sono due punti secondo me da considerare. Il primo riguarda l'esposizione. Mi dici che hai dei problemi con l'esposizione nelle tue fotografie quando fai le foto alle gare di kart. Qua il problema secondo me è perché scatti in priorità di tempi. In una situazione di questo tipo, dove sei all'aperto, sotto il sole, con l'esposizione, con la luce che ti resta sempre costante per tutta la durata della gara, la cosa migliore da fare secondo me è bloccare l'esposizione in manuale. In questo modo, una volta che l'avrai trovata facendo due o tre scatti di prova, da lì in avanti avrai la garanzia che tutte le fotografie saranno esposte correttamente, indipendentemente magari da quello che ti capita all'interno dell'inquadratura. E per quanto riguarda il problema con il fuoco, capisco, perché una delle situazioni più difficili per una macchina nel mettere a fuoco è quando hai dei soggetti che ti vengono incontro. Qua la soluzione, almeno per te, per quanto riguarda le gare, secondo me potrebbe essere quella di mettere a fuoco in anticipo nel punto dove sai che andranno a passare quei soggetti. Ad esempio, vuoi riprendere un kart che fa una determinata curva? Ecco, metti a fuoco in anticipo in manuale sul punto di corda della curva dove sai che passeranno e poi stai pronto magari con la raffica in attesa che i soggetti passino esattamente in quel punto. Così non avrai più alcun problema di fuoco. Penultima domanda di Vittorio, che mi chiede: quando scatto una foto in una festa, di solito i soggetti o oggetti che stanno vicinissimo a me usando il flash vengono sempre sovraesposti, quasi del tutto bianchi. Non ricordo come si fa il prelampo per evitare questa cosa. Potresti fare un video? Ho fatto ancora di meglio che un video, nel senso che ho realizzato un intero videocorso dedicato a spiegare come si utilizza un flash a slitta. Lo trovi linkato qua sotto in descrizione. Comunque, al di là di questo, in base a quello che mi scrivi, secondo me il tuo problema deriva dal fatto che non hai impostato il flash in modalità TTL, che è quella modalità semi-automatica in cui flash e macchina vanno a dialogare tra loro dopo aver fatto un prelampo per stabilire quale sia la corretta potenza del lampo da applicare in quel determinato scatto. Quindi in tutte quelle situazioni dinamiche come le feste o gli eventi in generale, dove diventa più difficile usare il flash in manuale perché a seconda di come è la distanza tra te e il soggetto dovresti continuamente andare a regolarne la potenza, ecco, ricordati di impostare il flash in TTL e tendenzialmente, se gli altri parametri di esposizione della macchina sono impostati correttamente, anche il flash farà un lampo adeguato ad illuminare bene i tuoi soggetti senza andarli a bruciare. Ultima domanda di oggi è di Diego, che mi chiede: ciao Fabio, cosa ne pensi di formazione ed aggiornamento in ambito fotografico? Come sei organizzato sotto questo aspetto? La formazione e l'aggiornamento continuo in fotografia, come in tantissimi altri ambiti, è assolutamente fondamentale. Se smetti di imparare, smetti di crescere. E alla fine il motto che vi ho ripetuto anche più volte
copiandolo tra virgolette dal collega youtuber canadese Matty Apoia è Learn, Make, Repeat. Studia, fai, ripeti, ricomincia da capo. E gli argomenti, per quanto mi riguarda, non sono solo la fotografia intesa in senso stretto, ma anche tutto quello che mi serve per poter mandare avanti in maniera efficace ed efficiente la mia attività professionale. Per certe cose fare formazione online è sicuramente più comodo, perché puoi vederti il corso, le lezioni tutte le volte che vuoi, comodamente da casa, senza dover uscire, viaggiare, eccetera. Però per altre cose trovo anche che l'interazione personale con il docente, magari per quelle cose un pochino più pratiche, dove ti serve vedere effettivamente come lavora e poter chiedere in tempo reale se hai dei dubbi su quello che sta facendo, sia fondamentale. Quindi spero che nei prossimi mesi la situazione si vada un po' a normalizzare per poter ricominciare anche a frequentare non solo corsi online ma anche corsi di persona. Bene, questa era l'ultima domanda di oggi, dalla prossima settimana poi riprenderemo con la programmazione regolare. Se questo video vi è piaciuto, vi è stato utile, lo avete trovato interessante, lasciatemi un bel mi piace, condividetelo con tutte le persone che potrebbero essere interessate. Fatemi sapere che cosa ne pensate in un commento qua sotto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella se ancora non l'avete fatto, per non perdervi neanche un nuovo video, perché ne arriveranno delle belle, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!